Il Teatro Stabile è contentissimo di partecipare a questa iniziativa insieme alla stampa. Diciamo che noi di solito siamo interpretati a torto perché più di un terzo dei nostri abbonati sono giovani sotto i 25 anni, quindi dicevo, siamo interpretati un po' come il cliché del teatro classico, di un pubblico un po' âgé, un po' coi portafogli gonfi, che non è assolutamente vero. Abbiamo dei linguaggi straordinariamente contemporanei che possono sotto certi punti di vista essere assimilati ad altri media, al giornalismo in parte, qui arriva la stampa e arrivano i video. Noi saremo qui come soprattutto parte tecnica di una giuria che ovviamente valuterà le performance da un punto di vista prevalentemente artistico, certo anche di comunicazione, ma il Teatro Stabile è lì per quello. Ci saranno poi due grandi serate finali, una alle OGR e una da noi al Teatro Carignano, quindi di questo in aprile saremo i coprotagonisti, o almeno i padroni di casa insieme alla stampa ovviamente. Adesso parliamo di che cosa parliamo, e cioè andiamo a guardare un pochino i temi e le declinazioni che abbiamo proposto e che stiamo proponendo a chi parteciperà. Vogliamo proprio capire quali sono le idee dei giovani, quali sono le proposte, quali sono magari anche le novità rispetto a dei modi di pensare, forse i nostri, quelli un po' più vecchietti, che non riescono ad andare al di là del già noto e del tradizionale. Non si fa che parlare di questi tempi, di ius soli, di ius sanguinis. Io credo che la cittadinanza soprattutto sia un'appartenenza mentale, ideale, oltre che ovviamente di diritti concreti, e quindi vedere che cosa si interpreti come cittadinanza in un melting pot un po' anche come Torino, certamente i provini arriveranno non solo da qui, sia un tema importante proprio per capirsi meglio e per integrarsi meglio, cioè questa mediazione culturale che si può avere attraverso il teatro credo che sia un valore aggiunto non indifferente. Qui è chiaramente un discorso che mette a confronto linguaggi, modi di pensare, modi di interpretarsi e di rappresentarsi, quindi credo che il confronto sia importante, cioè cercare di capire che cosa si può recuperare dal prima e che cosa si possa proporre al dopo. Forse facciamo una cronaca straordinaria perché raccontiamo attraverso il teatro vicende a volte storicissime che però erano cronaca. Pensate a tutte le grandi opere shakespeariane dedicate ai grandi re, se non era cronaca quella, accidenti, cosa non lo era. Perfino delle soap operas di allora, Giulietta e Romeo, no? Le potremmo definire oggi quasi dei racconti a puntate di faide quotidiane tra famiglie rivali, se ne vedono tante, ma la cronaca che noi vogliamo fare è proprio quella straordinaria che si lega in questo caso alla cronaca ordinaria, quindi che credo che teatro e giornalismo in questo senso si parlino molto strettamente. Ovviamente questo prelude a una mente sana, non stiamo qui a rivangare le lezioni ginnasiali di Socrate e da lì in poi dei Romani, però naturalmente si parte proprio da lì, perché se non si ragiona bene l'attenzione smodata per il fisico porta poi a delle deviazioni aberranti. Torniamo un po' al romanticismo di una volta, sono due temi che spesso vanno insieme, non guardiamo alla grande letteratura, no? da guerra e pace in poi, quasi sempre, se non è rivoluzione mai guerra, ecco, mi piace che l'ultimo tema sia con gli occhi rivolti all'indietro, perché oggi un po' di rivoluzione intellettuale ci vorrebbe, perché sembra che ci sia soltanto un grande litigare da cortile e certamente poco senso ideale verso qualcosa di più importante, però adesso voi ci proverete, noi ci proveremo e abbiamo qualche mese davanti per divertirci e provarci un po'.